cadevano scelle pietose. Ecco, un contadino ebbe il coraggio di venire a domandare un indennizzo perché i soldati gli avevano portato via le patate. Ma l'ufficiale dice all'aiutante: questo deve essere un partigiano di certo. Fa venire i carabinieri. Questo è successo il 7 agosto del 1942. La strategia dei vertici militari è stigmatizzata in una pregnante considerazione. Distruggendo noi leviamo anche ai ribelli il mezzo di vivere, spaventando questa gente più di quanto non sia in grado di fare, siano in grado di fare i ribelli per la minor copia di mezzi, lo faremo piegare verso di noi. Ecco, vedete fraceli fatti dall'esercito savoiardo. Io mi rifiuto di chiamare italiano quell'esercito, le fucilazioni di massa che quell'esercito ha compiuto verso i jugoslavi. Ebbene, quando poi i divini, come li chiamano i seguaci di Fini e Daffini, Berlusconi che dice che Mao Zedong bolliva i bambini, ma che ne poteva sapere Berlusconi di queste cose? Lui se ne stava beatamente in Svizzera a curare le vacche svizzere. Ecco, vedete, salvate quei generali ad ogni costo. Perché a guerra finita i tedeschi sono stati, i generali tedeschi sono stati processati e condannati, quelli italiani no. Questi presunti criminali di guerra, eccoli qua, Mario Roatta, Andiamo, metti che Brasioli, Mario Rocotti, Taddei Orlando, l'hanno fatto a Francia, nessuno di essi è stato giudicato. Ecco, strategie diplomatiche del dopoguerra evitarono a oltre un migliaio tra ufficiali e soldati italiani processi per genocidio e per crimini di guerra. I governi delle nazioni già occupate dal nostro esercito trasmisero alla Commissione per i crimini di guerra dell'ONU un'estesa documentazione suddivisa in fascicoli nominativi intestati a personalità di primo piano quali Roatta, Rocotti, Gambara, Grazioli, Orlando, Piroli. Ecco, secondo l'articolo 29 del lungo armistizio, essi avrebbero dovuto essere consegnati alle autorità alleate in quanto inseriti negli elenchi di persone sospettate di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi. Vi era poi tutta la partita dei militari denunziati il 22 luglio del 1946 dal governo etiope al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga e dei quali fu chiesta invano nel 1948 l'estradizione. Sul loro operato si diffondono i due volumi curati dal Ministro della Giustizia d'Etiopia, ecco, documenti dei crimini italiani di guerra alle Nazioni Unite. Naturalmente non è stata approntata alcuna traduzione di quei testi nella nostra lingua. La diplomazia italiana si preparò per tempo a fronteggiare la temperie post bellica scatenata dai governi sovietico, jugoslavo, greco, albanese ed etiope. Sin dall'inverno 1945-46 i ministeri degli affari esteri e della guerra
armate era affrontato da una prospettiva rovesciata. Responsabili di gravità inaudita erano infatti partigiani sovietici, jugoslavi, greci, albanesi ed etiopi, vittime sacrificali di componenti del Regio Esercito. Anche nella guerra delle liste, insomma, la migliore difesa consisteva nell'attacco, con l'obiettivo di depotenziare la forza turca dei documenti comprovanti responsabilità italiana. Ecco, questa è l'ipocrisia che ha generato poi come responsabile dei 100.000 morti in Russia da parte dei soldati italiani. Insomma, il responsabile era Togliatti, che comunista esiliato in Russia, che avrebbe dovuto salvare gli italiani mandati lì da Mussolini e morti quasi tutti di freddo nei ghiacci della Russia. Oggi stiamo rivisitando la storia e non sono il solo, il sottoscritto non è solo, ha per compagni di strada gente come Roberto Bassi, che ha scritto un bel libro, Scaramucce sul lago Ladoga, di Raul Cupo, il lungo esodo, di Claudio Matrix, e altri italiani come Angelo Del Boca, Antonio Ciano e Nicola Zitara. Ecco, ormai questa storia è tutta da riscrivere, passando dall'invasione giacobina del sud, fatta passare come Repubblica Partenopea, al Risorgimento, alle guerre coloniali, ai massacri operati dai Savoia dal 1849 al 1945. Senza una rivisitazione corretta della storia avremo sempre governi dispotici, perché questi governi dal Risorgimento ad oggi hanno sempre e comunque fatto gli interessi di queste caste, di lobbies economiche del nord. L'esercito a difendere quei loschi interessi di guerra. Lo vedete, questo è un altro padoglio, ci corre verso le terre liberate. Vediamo Cosmo Boccoluto con
diciamo che il Falco Coccoluto un paio di scarpe ce l'ha, mentre Damiano Porcina si è arrangiato con dei sandali. In quale data arrivi nel campo di concentramento della ex Jugoslavia? In quale data? Siamo entrati in Jugoslavia, in 15 giorni la Jugoslavia si è arresa, senza combattere. Non c'è stata una sola scaramucci, siamo persi due soldati della mia compagnia. È stato il primo battesimo del fuoco che io ho provato. Una cosa terribile, però poi si è fermato tutto e siamo riusciti a occupare tutta la Jugoslavia. Siamo ritornati indietro, ci danno una licenza di 15 giorni, non ce l'hanno fatta finire perché dovevano andare in Russia. Ritorniamo perché il Tonerra ha occupato la Russia senza dichiarare guerra, all'improvviso. E allora i russi sono trovati in Russia. Se sono ritirate fino all'unità dell'Ucraina. Va bene? Allora noi siamo presi a combattimento, siamo arrivati in combattimento in un mese di settembre. Sono passati, mi ricordo che sono passato da Dniepropetrovsk, una grandissima città, una grandissima città. Chiamato Dniepropetrovsk, alla fine della città si è presentato davanti agli occhi un fiume come un mare e noi dovevamo attraversarlo, però in questo punto dove si imbarcavano per attraversare bombardavano gli aerei, noi c'erano i tedeschi che stavano sul posto e comandavano loro. Non volevano che lui attraversava il fiume e andava avanti. Allora, in un momento di imbarco, si bombardava. I soldati scappavano a destra e a sinistra e i tedeschi con le pistole in mano. Avanti che si deve partire, perché sennò si concentrano tanta gente qua che non si può più andare avanti. E con tutto quella paura, con tutto quel terrore addosso, si imbarcavano sui mezzi da sbarco. Quando ci siamo imbarcati si mettevano due volte di più di quelli che ci andavano, camminavano a pelo d'acqua, era più pesante la roba che era addosso che la carne, fucile, elmetta, maschera, ciberna, bomba a mano, era più pesante la roba che portavano addosso che la carne. E allora durante il tragitto ci abbiamo messo più di mezz'ora arrivando dall'altra parte della sponda. Ogni tanto qualche mezzo saltava in aria e poi partire senza oh, era il giorno del mio nomastico, San Cosimo e Damiano, e io lo chiamavo spesso durante l'attraversamento. Quando siamo arrivati alla
Siamo arrivati al di là della sede del cibo. Veramente? Quando siamo arrivati? Quando siamo arrivati al di là? Buttato a mare subito, c'erano dei grandi alberi, mi ho messo dietro un tronco, no? Per la paura. Poi siamo riusciti a sbarcare, ci hanno messo e andavamo. Avanti non si poteva andare, era tutto minato. E allora, avanti a noi già c'erano sbarcati tedeschi, una cosa. E mentre noi andavamo avanti, incontravamo tutti i tedeschi che avevano sbarcato, aspetta. Partiva in mezzo alla neve, fredda, la notte fuori, gente che si congelava, gente che si periva, però si doveva andare avanti. Gli ufficiali dicevano, non guardate i morti, non guardate i feriti, si doveva andare avanti. Il nemico scappa, avanti, avanti, avanti. A un certo momento arriviamo a un piccolo villaggio. Ci siamo fermati per passare la fine della notte, che il freddo era intenso. Però i russi scapparono perché le forze tedesche erano molto superiori e allora i russi scapparono e noi andavamo sempre avanti, sempre avanti. A un certo momento poi il freddo è diventato impossibile. Il freddo è diventato impossibile di andare avanti e hanno formato una linea di difensiva, ci siamo fermati al di là del Don, alla valle, sulla valle del Don, dove quando siamo arrivati alla valle del Don la nostra divisione era già in ginocchio e era già stremata in ginocchio, diciamo, il freddo cominciava a superare i 40 gradi sotto zero. Poi si è stabilita una linea di difensiva, non si faceva altro che lavorare, trincee, postazioni sotto la linea. E il mio caposaldo era oltre la prima linea, si chiamava caposaldo Zeta. Una testa di punta, che era al di là della prima linea, 50-60 metri al di là della prima linea, che noi ci andavamo con 4-7-8 pali e un filo di ferro per mantenerci con la bufera, non vedevano la strada. Camminavano su questo filo che ci accompagnava a una calitta che ci facevano la sentinella, la guardia. Per sentire tutti da vicino i rumori dei nemici che venivano, dei nemici che avanzavano. Una sera io ero di guardia, ho sentito un brutto rumore, allora mi vedevo che erano i russi che avanzavano. Sono ritornato dentro e ci avevo avvisato e dopo un po' di tempo ci siamo accorti che erano un paio di mucche che giravano a mezzo la terra di nessuno,
perché davanti alle prime linee quella terra non era né italiana né russa, era, si chiamava la terra di nessuno. Oh, e quindi siamo rimasti tutto l'inverno, 2 mesi d'inverno, fermo, perché il freddo partiva sempre dai 40-50 gradi. Oh, poi quando è cominciato a squagliare la neve, a sciogliersi la neve, ci hanno mandato all'attacco, si è entrato in offensiva, siamo andati avanti e abbiamo trovato tutte le cose, le postazioni russe, tutte vuote, che scappavano, hanno scappato, perché sono state più di una settimana l'artiglieria italiana, tedesca, martellare sulle postazioni russe. Quando siamo andati all'attacco, noi, nessuno di noi dicevano che arrivavano là, non ci potevano arrivare, perché quando vai all'attacco sei sempre tu che perdi. Quelli che ti aspettano sono ore che vincono, sempre ore che vincono. Comunque le forze tedesche erano superiori, italiane, tedesche erano superiori e hanno cercato di andare avanti. Però a un certo punto siamo rimasti fermi, inghiolati, che non andavano né avanti né indietro. Poi è venuto siamo arrivati al 1940, dopo l'inverno del 42-43, in pieno inverno, siamo rimasti fermi là. Quando poi, dopo che è venuta la primavera, che si è sciolta la neve, si andava avanti, però non si poteva andare avanti, rimanevano imbandanati in mezzo alla strada, per il punk. A un certo punto ci siamo ritornati, ci siamo fermati ancora, e poi io mi sono trovato, Mussolini aveva messo una legge che i tre fratelli il più grande tornava a casa, e io ho avuto 2 fratelli più piccoli, sono andato prima del tempo a fare soldato per farmi ritornare per quella legge che aveva messo Mussolini, e ho riuscito ad avere sta grazia a lasciare il fronte e tornare a casa, che non era una cosa inaspettabile, una cosa incredibile, però ho provato questa grande soddisfazione e ritorno a casa. A casa, mi mandano a casa licenza illimitata, però non ho fatto la licenza, mi ritornano a chiamare e mi mandano a cosa, la Trevisa. Trevisa mi vestono di nuovo e mi mandano in Grecia, all'isola di Corfù. Sono andato volentieri, nonostante tutti i guai, tutte le guerre, tutte le cose, sono andato volentieri perché c'era la pace, oltre non fa niente che continua ancora al servizio militare, però basta che non c'è guerra, c'era la pace, però la pace non c'era, perché dopo arrivata all'isola di Corfù, l'Italia ci è stata investita, siamo rimasti senza patria, senza comando, senza niente, alle mani dei tedeschi. I tedeschi ci hanno preso come stracci, come spazzatura. Ci hanno preso e ci hanno portato prigionieri. Ci hanno portato in un posto che non so come si chiama, che punto era, perché ci hanno messo dentro i vagoni bestiali, come le formiche. Se il vagone era di 50 persone, noi ce n'eravamo 70-80. Senza bere, senza mangiare, digiuno per 4 giorni. Arriviamo, ci portano a Belgrado ci mettono dentro un locale, non so se era teatro, se era un cinema, se non so che deposito era. Ci portano là dentro e per 4 giorni i tedeschi venivano. Ci vuole collaborare con noi che alza la mano. E io ho detto no, io non prendo più il fucile, voglio andare a prigionieri. Dopo 4 giorni, quelli che sono rimasti, che volevano andare a prigionieri, ci prendono e ci mettono su un treno. A destinazione ignota, non sapevano dove andare. Fortunatamente non hanno pigliato la via dei campi di sterminio,
ci hanno portato in un punto che non so ancora oggi che punto era. E là c'era da costruire una ferrovia nuova, due montagne, una a destra e una a sinistra, un canale lungo, con un tubo che scendeva lentamente, con una piccola, una piccola pendenza, vedo? No, avevo una piccola pendenza e l'acqua che scendeva era sempre torbida perché tutto il percorso erano tutti campi di concentramento e tutti si servivano di quell'acqua. Quell'acqua riceveva fogna, riceveva tutto quello che succedeva nei campi, andava tutto in quell'acqua e quell'acqua serviva per farci tutto, per bere, per lavarci, per pulirci, per cucinare, tutto. Ho passato un anno e mezzo dentro queste... Il primo campo si chiamava Innsbruck, poi ci mandano un altro campo, sempre sulla stessa linea, si chiamava Dresden. Poi, durante il tempo di questo campo, i tedeschi cominciavano a vedersi stringere dai russi, che i russi avanzavano. A un certo punto ci cacciano dall'ultimo campo e ci mandano a Bora. Un campo chiamato Bora, era una vecchia caserma militare, là stavano un pochetto meglio, però pieno di scimmie, pulci e tutti gli insetti che la natura ha creato, stava tutto là, senza bagna, senza luce, senza niente. Durante il tempo che sono stato dentro questo campo, si torturavano di tutti i peggiori modi che si può torturare una persona, anche con fucili, anche sparando, ci sono stati gente che sono morti sparati e fucilati. Poi c'erano dei piccoli errori che facevano noi per la disperazione, per la fame. C'era qualcuno che ha rubato due patate mentre scaricavano qualche campo, che i tedeschi chiamavano un po' di prigionieri per aiutare a scaricare i campi. E allora per la fame una rischiava, rubava due patate e se le impalava dentro i pantaloni li attaccava dietro, sopra le scarpe, per non far vedere le tasche gonfie, le mandavano giù. E si andava avanti in questo modo. Io ricordo una notte ho rischiato la vita scavalcando una reticolata e ho rubato un cavolo di quel cavolo duro che non si possono togliere le foglie, era come una pietra. La fame era inspiegabile. Il mangiare era una mezza cavetta d'acqua e ci trovavo un po' di patate senza bucciare, senza toglierci la buccia e forse senza anche la palla. Che poi all'ultimo trovavano sempre un po' di sabbia sotto, c'era sempre un po' di sabbia. Ricordo una volta si crocificava dentro il campo che si era fatto un po' di pulenta, tutti quanti, dico bene pulenta, sì. Allora quando si diceva che mangiavano pulenta, sembrava una cosa impossibile, mangiare la polenta. Infatti abbiamo trovato un po' di polenta, ma era troppo però. Allora
però l'ho portato, l'ho messo sotto la sotto il letto, chiamavolo letto, erano tre esenghe dei legna che si costruiscono le cose, le brande da prigioniera, erano tutte di tavola, le esenghe erano tutte piene di cimici. I cimici non si dava una pace, non si dormiva, si dormiva a mezz'ora, un quarto d'ora alla volta, stavano sempre a ammazzare, a taccia, a ammazzare le cimici, volevano qualche cosa, volevano distruggerlo da che modo, ci volevano un po' di benzina, di bruciarla, di farla, e chi ce la dava queste possibilità? Un giorno abbiamo visto una casetta nel piazzale, a fianco delle nostre caserme dove dormire, una casetta con due finestre all'altezza d'uomo. Abbiamo guardato dentro e c'erano delle brandine di perle che si chiudevano a forbici. Abbiamo detto, vogliamo provare a dormire, può essere che dormiamo una notte in pace. Erano senza tutti quegli insetti, pedocchi, cimici e altre ancora. Pulci, anche le pulci che ci tormentavano. Siamo entrate 5-6 anni compagni, amici, disperate. Può darsi che stanotte riposiamo un po'. Appena era preso sotto, erano 3-4 tedeschi, come mostri, peggio dei mostri. Come se avessero stato a rubare ore, qua chissà che cosa, entrano dentro con la pistola alla mano quei nervi di vola, i nervi di vola. Hanno cominciato a dare botto alla cieca senza sapere quello che facevano. All'ultimo hanno usato pure a sparare, hanno sparato pure dei colpi, ho sentito strillare pure, mamma, io ho scappato, sei terrorizzato, non sapevo che strada facevo. C'era il buio, cercavo di raggiungere il mio posto dove dormire. E mi vedo dopo, non ho fatto in tempo a coricarmi, mi vedo un tedesco davanti e mi piglia e mi porta fuori. Ci hanno raccolto a tutti, ci hanno inviato a tutti quelli che stanno davanti e ci hanno portato davanti la casa del capo del campo. Si chiamava Lagerfier, tedesco, nome tedesco. Però ci hanno messo sull'attenta, ferma, fino a che all'indomani che lui si alzava come dal suo. Non è che l'hanno svegliato per darci... C'era un interprete che parlava italiano e diceva così, ragazzi, chissà che fine si fa. Ma che non abbiamo commesso niente, però non lo sappiamo. Speriamo che vi danno una punizione leggera, una punizione sopportabile. Comunque la paura era tanta. E la mattina, quando si è alzata come la sua comanda, con parole brutte, con parole di trapazzati, peggio delle bestie. All'ultimo, tanto che l'ha convinto l'interprete che parlava di testi, l'ha detto, ma questo povero ragazzo non hanno fatto niente, non hanno rubato. Non hanno sfasciato, la porta era aperta, non è che hanno sfasciato. Quindi, tanto che l'ha commosso, che l'ha detto, se ne sono usciti, cancellandosi una settimana di mangiare. Quindi, è stata già una grazia, meno male. Una settimana può anche passare senza mangiare. Invece poi la sera, lui a tardi, dopo che era andato a mangiare gli altri, mangiare gli altri, andavano in cucina e c'erano dei prigionieri che facevano da mangiare, non lo facevano in tedesco, lo facevano i prigionieri, che mi ricordo che non erano neanche italiani, non li manca di scena, però loro
loro sapevano che lui era stato punito e dicevano così, aspettavo. E quando trovo se ci resto qualche cosa, lo diamo pure a voi. E hanno stato buoni per la gente, buoni perché erano come noi prigionieri. E ci davano un po' di roba che rimaniva, grazie a Dio. Andiamo avanti. Comunque, avere tutto quello che avevano nella baracca era un piccolo secchio di cose, di un bidone di olio, di compressori che facevano le mine sulla ferrovia. Avevano preso un bidone di quella là e ce l'avevano portato a caldo sotto la baracca dove dormivano. Ogni tanto pigliavano per seggio, con il mino d'acqua. Al fiume c'era un vuoto, al fiume c'era un buco nelle cose, le ridicolate. E c'era un tedesco di guardia. Quando andavano a prendere l'acqua, il tedesco si guardava e diceva fate presto. Pigliate l'acqua e rientrate. Allora quel secchio d'acqua noi quando tornavamo da lavorare portavano un pezzo di legno per ciascuno, perché nella nostra baracca c'erano tre cammini, uno a centro, uno da una parte e uno dall'altra, e due porte, uno da una sponda e uno dall'altra, due porte, due giri di branco, uno a destra e uno a sinistra. Non si mai ramazzava, non si puliva mai, da quando sono entrato fino all'ultimo non ho visto mai nessuno pulire queste baracche. All'entrata che abbiamo fatto nel baracco ci hanno dato una manciata di paglia a mano così per metterlo sopra. Le brande erano tutte in tavola lenta, da una parte all'altra si entravano le mani. La paglia sola, senza pagliericcia, senza niente. La paglia cadeva da sopra, da una cadeva in faccia all'altra di sopra. All'ultima per evitare questa sporchezza che non si poteva sopportare, abbiamo tolto tutto e ci siamo messi sulle tavole, sopra le tavole. E come dicevo, portavano tutta la sera un pezzo di legno per scaldarci addosso, dalla fatica, quando tornavano dalla lavoro portavano questa roba. E spesso ogni 2-3 giorni, 3-4 giorni, pigliavano quei 2-3 stracci che avevano, si mettevano dentro l'acqua, bollì per ammazzare i bidoni, però non facevano niente. La stessa notte ce li vedevano un'altra volta perché c'era quelli che non lo facevano, che dormivano assieme con noi, allora era tutto in ondolo perché stava libero una mezz'ora, un'ora e poi si riempivano di nuovo perché era tutto pieno. Quindi questo ha durato per un anno e mezzo, ha durato questa storia. Durante il tempo le punizioni del campo erano, ci sbagliavano piccole cose, ci facevano fare un giro del campo che era più di 100 metri di lunghezza e di larghezza, in ginocchio con una sacchetta di terra addosso, quella era una punizione. Dovevi fare tanti giri, non mi ricordo più perché sono 62 anni fa, non posso ricordare tutto, questo è solo un riassunto che faccio, perché ancora non sono arrivata Emma. Le munizioni a portare un sacchetto di terra addosso in ginocchio a fare il giro del campo, erano le munizioni. Un giorno un ragazzo, mentre aiutava a scaricare un camion di libere, patate, cavoli, pane, tutta questa roba qua, un poveretto, chissà che gli è passato per la testa, ha rubato un pane, un pane che forse pesava un chilo, erano 4 squadre quel pane. Qualcuno si può ricordare, ci saranno delle persone che si possono ricordare, non è né bianca né nera, era scura. Quel pane serviva per 10 prigionieri. Allora per Roma ha rubato quella ragazza, ha rubato quella pagnotta di pane, diciamo, no? Chiamavano pagnotta, che si può capire. Dove se ne sono accorto, l'hanno preso e l'hanno portato al centro del campo. Hanno chiamato tutti i prigionieri, hanno fatto un giro, dovete guardarli, dice. Due tedeschi, uno gli ha preso la testa, le ha curvate e l'altro gli dava 25 colpi di bastone, un prete vicino, per dargli l'ultima benedizione, come si dice, per dargli la parola. Ecco, insomma questo, l'hanno lasciato quando ha dato l'ultimo respiro. Io mi sono girata dall'altra parte perché non ce la faceva a vedere. Comunque è finito pure questo, quello è morto, quel ragazzo là.
poi tante altre cose. Un mio paesano, fortunatamente ho avuto un paesano vicino, ed è stata una grande cosa, che ci potevano sfogare, ci davano un po' di coraggio uno con l'altro. A un certo punto avevano a un certo punto abbiamo visto arrivare, però non posso spiegare tutto, c'ho troppo tempo. Voglio allungare un po' perché c'è troppo da dire. Arriva un treno carico di tedeschi per ricca, mettono dentro il campo i tedeschi per ricca e ci cacciano fuori a noi, ci portano dentro una grande cava di pietra che si trovava a 140 metri a livello della terra, sotto si trovava, sotto. Ci hanno messo all'aria aperta, all'intemperie, dentro là, come peggio delle bestie. E dentro quella cava c'erano dei mucchi di traversi di ferrovia. L'abbiamo messo uno contro l'altro, abbiamo fatto come una piccola galleria che ci metto sotto per non farci bagnare dalla prima, dalla mattina e dalla notte, sotto là. I tedeschi di sopra si guardavano, quando hanno visto che noi stavamo un po' a riparo, hanno detto con il fucile spianato, mettete a posto di nuovo tutte quelle traverse come stavano prima, se no facciamo piazza pulita. E abbiamo dovuto fare quel lavoro là, stanca, morti di sonno, di fame, di freddo, di tutto. A un certo punto ci prendono, ci mettono in piedi, ci inquadrano e ci portano al fronte, che queste cose di prigioniera non li aspettavo, queste cose, ma noi non erano prigionieri, erano traditori, dicevano che erano traditori, non prigionieri, perché i prigionieri venivano trattati prima, ma venivano trattati da prigionieri. E ci portano, era un pomeriggio, ci levano da dentro questa cava, ci mettono in piedi e ci portano verso il fronte, che i russi stavano per arrivare. Si portano per la strada la mattina presto, dopo una notte a camminare, morto di sonno, di fame e strappare. Per la strada vediamo due aerei che si avvicinano, vanno avanti e indietro, a destra e a sinistra, dentro un canale di montagna, la strada senza cimaldana, appena appena ci capì una macchina. Quando all'alba, aspetta, all'alba della mattina, a mattina all'alba, vediamo due aerei che ci passano davanti e di dietro, e poi si allontanavano, poi tornavano, a un certo punto li vediamo addirizzare dritto la strada, si sono quasi abbassati, si vedeva quasi il pilota, apre il fuoco, sopra di noi. Apri il fuoco sopra di noi. Io non ho capito più niente. Quando ho visto le prime raffiche mi sono buttato da un lato della strada. C'erano i grandurchi, era d'ottobre mi sembra, ancora di settembre, d'ottobre, erano ancora verdi di grandurchi da quelle zone di là. Ma ho buttato a mezzo i grandurchi. Ho visto due o tre piante di cartucce che si sono battute davanti agli occhi miei, mi credevo che mi avevano colpito, ho gridato per vedere se ero vivo o morto. Però poi la strada si trovava un po' più alta della terra e ho visto un piccolo buco che era un bondo che se no era un metro quadrato, non c'era, mi sono tirato dentro, io e questo amico mio di paesana. Siamo stati là dentro tutta la notte, poi siamo usciti fuori, si sentivano solo durante il tempo che stavano dentro, sentivano di sopra grida, strilla, piante, tutto, ci siamo stessi dentro quel buco, siamo rimasti fino a tarda notte, poi siamo usciti fuori, non c'era più nessuno, i feriti della parte, i prigionieri di Sardegna, dove erano portati, siamo usciti fuori dalla strada, non sapevano che via prendere,
non c'era una casa, non c'era nessuno. Tutti e due abbiamo detto che cosa dobbiamo fare, andare avanti o andare indietro. Andiamo avanti verso dove erano destinate prima. Ci mettiamo in cammino, a un certo punto troviamo un po' di baracca fatta così a casaccia, fatto pressa pressa, un po' di baracca che ci stava lì. Un po' di baracca fatta in fretta così, che, con una piccola reticolata che circondava le baracche. Arriviamo là e dicevano così, che avevano preparato centinaia e centinaia di pale e picche per fare una buca anticarre, per non far passare i carri armati russi, per bloccare i carri armati russi. Allora io ho detto al mio paesano, ho detto qua non c'è nessuna speranza di sopravvivenza. Io me ne vado, io scappo sopra le montagne, tu vuoi venire? E così, mentre davano un po' di d'acqua sporca, un po' di lancia, diciamo mangiare, chiamavano a mangiare, che non era né mangiare, né morire, né vivere, era. Allora si è deciso pure il mio paesano, abbiamo scappato. I tedeschi si dicevano dove andavo, c'era un pozzo vicino, che prendo, andiamo a prendere un po' d'acqua. E il tedesco ha detto così, vi do 5 minuti di tempo, andate e tornate subito. Allora noi siamo andati a prendere l'acqua, mi stai prendendo l'acqua, abbiamo scappato. E il cuore batteva tutta forza perché pensavo che quel tedesco ci veniva indietro. Era tutto un campo di gran turco, un lato dentro il campo, a mano che scappavano, il cuore batteva tutta forza, tutto un colpo. Vediamo un campo tratturato, scoperto, non c'era niente, c'era la luce e diceva così, non si vede qua, vedi che luce che c'è, non si vede, come facciamo? Però erano l'ultima speranza che avevano, l'ultima forza, cammina, scappiamo, scappiamo. E siamo riusciti ad allontanarci un po', più ci allontanavamo e diminuiva il battito del cuore perché i tedeschi erano ormai stremati e non si allontanavano più a cercarci. Abbiamo arrivato ai piedi della montagna, dopo camminato tanto, arriviamo alle piedi della montagna e c'era un fiume che non potevano attraversare. Allora abbiamo camminato un po' a destra e a sinistra, più di 100 metri, non c'era nessun ponte. Abbiamo misurato l'acqua con una canna, l'acqua a me era più alta, il mio paesano era più alto. Allora ha detto così, dice vado via verso il fiume, tu prendi tutti e due quei stracci che c'aveva, i suoi e i miei. L'ho raccolto a mezzo alle braccia e me lo sono messo in braccio, lui e me lo messo sulle spalle giù. L'acqua a lui arrivava da lui, se ero io a me mi superavo perché io ero più basso. Abbiamo attraversato il fiume e siamo andati ai piedi della montagna, abbiamo camminato a mezzo della montagna, fino alla mattina all'alba, arriviamo alla cima della montagna e vediamo una vallata, una certa vallata, con una casa di pietra, abbiamo detto forse qualche cosa c'è, qualche pastore, qualcuno ci sarà. Infatti mentre guardavano vediamo un bambino che esce fuori da questa casa di pietra. Poi il bambino come ha visto noi è andato dentro e ha chiamato, forse avrà chiamato il padre, qualcuno, escono pure, esce il padre pure e dice a me, ci va là, ci siete. E noi abbiamo detto, siamo prigionieri italiani. Sicuri, dice loro, avevano paura che erano tedeschi. E noi abbiamo detto, non ci capite, con la lingua abbiamo fatto, con le mani ci abbiamo fatto capire con le mani che cosa è. E allora ora, nel vedere il gesto, le mosse che facevano, si sono accorti che erano prigionieri. E ci hanno detto di andare avanti. Andiamo avanti, lui ci ha preso. Ci ha guardato, ci ha detto che siete, che non siete, vabbè, ci ha portato dentro, ci ha dato un pezzo di pane e un po' di formaggio, abbiamo cominciato a respirare, abbiamo cominciato a dare qualche cosa allo stomaco che da anni, che non vedevano. Poi ha detto così, più sopra ancora ci sono un po' di partigiani, ci saranno un 100-200 partigiani, stanno male ridotto pure loro, poveretta, perché sono scappati pure loro sopra la montagna, paura dei tedeschi. E lui si è portato sopra, mentre camminavano sopra, su una pietra c'era un partigiano di guardia col fucile, si è andato e ci va là. E questo amico che ci ha accompagnato ha detto,
preoccupare, sono prigionieri e ci accompagna fino a sopra. Sopra abbiamo trovato questi gruppi di partigiani che stavano discretamente, c'avevano da mangiare, c'avevano per vivere. Allora ci hanno dato una cosa, No, voglio continuare così e poi finiamo, no? Allora, siamo rimasti assieme a questi prigionieri un paio di mesi. Si portavano avanti per due mesi, avanti e indietro, sulla cima della montagna, perché avevano paura che i tedeschi se ne accorgevano di dove andavano, non stavano mai fermi, sempre vicino da una parte là, e a noi ci portavano a pesce. C'erano due ufficiali partigiani con la stella rossa al berretto, e portava che c'era una donna con un cavallo bianco, che era pure lei, era una ufficiale, non so se era tenente o sottotenente, comunque era un gruppo di partigiani discretamente equipaggiato, che combattevano contro i tedeschi come loro, ogni tanto scendevano giù alle strade, facevano qualche bottino dei tedeschi, se riusciva a pigliare qualche cosa, e vivevano sopra le montagne. A un certo punto cominciamo a sentire le cannonate con i cannoni che passavano sulle nostre teste, e ci sono da dove vengono queste cannonate? E poi piano piano abbiamo capito che erano i russi che si avvicinavano. A un certo punto i partigiani prendono la strada e scendono dalle montagne, e noi dicevano: ma come si portano giù? E come si portano giù? Vediamo una lunga fila di macchine accese che si avvicinava da dentro alle montagne, e quando siamo arrivati giù abbiamo visto che erano autocolonne di russi che avanzavano, e ci siamo incontrati con i russi. Dopo un po', quando si è finita la colonna russa e siamo scesi giù per la strada, i partigiani ci portano assieme con loro. A un certo punto trovavamo un paesetto, abbiamo detto: che ci portate a farci un concorso, lasciateci a un paese di questi. E ci hanno lasciato un paese che si chiamava Paracì, un paese che si chiamava Paracì. Siamo rimasti a Napoli parecchio tempo. Quel paese era comandato da un commissario del popolo, lui qua lo chiamava il sindaco, là si chiamava il commissario del popolo, questa era in Jugoslavia. Allora, dopo tanto tempo, mi hanno portato a un ospedale dei feriti di guerra slava. Là sopra ho sfamato il mio corpo, nonostante il lavoro che facevo, pulire dentro l'ospedale, ferite di guerra, sporchizia per le scale, per le sale, dovevano pulire noi quella cosa, con la segatura di macchine, di legno, dovevano metterci benzina, robe per pulire bene, però ci hanno sfamato. Abbiamo ritornato a vedere lo stomaco pieno. A un bel pezzo, dopo parecchio tempo, i russi erano arrivati a Berlino, i tedeschi erano ormai decimati, svenite. Cominciavano a sentire che i prigionieri rientravano da tutte le parti, e di noi non si sentiva, non c'era, non
lui nessuno potuto rimpatriare. Mentre ero sull'ospedale ho visto passare una colonna. A un certo punto mi sono accorto che erano soltanto pure che tornavano dalla Germania e entravano nei loro paesi, che era la Bulgaria. La Bulgaria era un paese alleato con un paese che non era in conflitto con l'Italia, un paese quasi amico. Sono sceso dall'ospedale, sono andato davanti a una macchia di questa Bulgaria e ho detto portatemi con lui. E ancora un altro rischio, mi sono messo a un altro rischio e avevo paura che tutti, sempre che stavano sull'ospedale mi seguivano. Ho detto a un soldato, portami tutti lì, questo ha detto, io sono soldato, non so niente, ha detto qua. Ecco, questo è un ufficiale, prima di ufficiale. Ho detto a quel ufficiale, ho detto, sono prigioniero italiano, portami assieme con te. Lui mi prende per una mano e mi butta dentro una macchia, era pieno di coperti, di roba, sono in pilota in mezzo con la coperta e dice, ma quando partono? Quando partono? Stanno facendo il rifornimento di benzina, macchina. E allora a un certo punto parto la colonna e il cuore sbattivo, e ancora per l'ultima volta, sto rischiando la vita. E a un certo punto, dopo camminato tanto, si fermano sopra una montagna. Mi vengono a aprire, quello stesso ufficiale che mi aveva messo dentro la macchina mi viene a aprire e mi dice esci, non aver paura che stiamo molto lontani dall'ospedale, non aver paura. E allora scendiamo e si mettono a mangiare, mi danno da mangiare e guarda come i soldati buoni, mi danno tutto. Questo ufficiale mi ha detto adesso ti vesto da soldato buono e ti metto assieme con i soldati, con i miei soldati, tu ti siedi dentro la macchina. Però ti raccomando, noi dobbiamo trovare dei posti di blocco dove ci sono i russi sempre, che guardano, se portiamo clandestini, se portiamo delle persone sospette, tu non parlare, non guardare, cerca di stare in un modo di non farti individuare. E così ho fatto io.